Sia lodato Gesù Cristo. Siamo al mercoledì della settima settimana del tempo ordinario, questa settimana nella quale siamo usciti dal tempo pasquale. E appunto oggi, mercoledì della settima settimana, c'è una liturgia sulla quale io voglio in maniera piuttosto breve, non tanto lunga, voglio soffermarmi. Ecco, voglio farvi notare qualche cosa di fondamentale. Cioè, vedete, al centro della liturgia, io lo dico e lo ripeto tante volte, al centro della liturgia c'è la Trinità. Letture di oggi, le preghiere di oggi, la liturgia di oggi ha al centro la Trinità Santissima, il mistero della Santissima Trinità. E tra l'altro, proprio domenica prossima è la solennità della Santissima Trinità. Allora, vedete, noi dobbiamo renderci conto di questo, cioè la liturgia innanzitutto ci chiama ad elevarci a questo mistero della Santissima Trinità. La liturgia ci chiama, ripeto, ad elevarci, cioè la Trinità attraverso la liturgia ci chiama ad elevarci a questo mistero della Santissima Trinità. Anzi, al mistero della Super Trinità, della infinitamente Super Trinità. Perché? Perché, come io ripeto continuamente, Dio supera infinitamente quello che noi possiamo dire o comprendere di lui. Dio supera, ripeto, Dio supera infinitamente quello che noi possiamo dire o comprendere di lui. Rendiamocene conto, eh? Rendiamocene conto di questo. E di fronte a Dio noi siamo nulla di nulla di nulla. Siamo nulla di nulla di nulla. Vedete, questo che io vi ho appena detto, lo ripeto praticamente continuamente. Perché? Perché è fondamentale, cari fratelli, è fondamentale, soprattutto in questi nostri tempi, è fondamentale. Perché? Perché da una parte c'è un certo razionalismo che tende a ridurre, da un'altra parte ci sono altre religioni che non sono una vera religione, che è una. E poi, cari fratelli, c'è anche proprio tanto ateismo. Allora, noi ci troviamo in un mondo in cui, in cui queste grandi verità centrali, appunto la sovreminenza divina, tra queste verità, appunto, è proprio quella della sovreminenza divina. Ecco, queste verità vengono messe da parte e tante volte anche da noi cristiani, insomma, si tende un po' a ridurre. Quindi, praticamente, questo Dio che infinitamente supera infinitamente super realtà, ecco, viene in certo modo, viene, vedete, viene appunto ridotto, e viene a volte ridotto a tale punto che scompare, cioè non è che scompare Dio, che per noi scompare Dio. Ecco l'ateismo. E guardate, queste idee purtroppo filtrano anche tra di noi. Queste idee del mondo entrano anche in noi cristiani, in noi cattolici. E tante volte questo ci porta anche a una situazione di scoraggiamento, o addirittura di proprio abbattimento completo, di fronte, guardate, di fronte alla potenza del mondo, alla potenza di coloro che non credono in Cristo. Allora, tutto questo che cosa può portare? Tante volte può portare in noi una sottomissione al mondo, sottomissione ai potenti del mondo. Può portare in noi una perdita di tutto questo, può portare in noi
una perdita delle grandi verità, una perdita. Ecco, proprio ci può portare a una perdita, a perdere la nostra testimonianza. Non diamo testimonianza. Perché? Ma perché è chiaro che se tu pensi che il tuo Dio in fondo sì è grande, ma va bene, ma quindi le cose del mondo diventano loro grandi e Dio diminuisce. E quindi ecco, di fronte alle difficoltà della situazione che viviamo, ecco, noi perdiamo quella forza di testimonianza cristiana. Lo stavo proprio notando ieri. Vedete, gli apostoli si sono trovati in una situazione come la nostra. È morto Gesù, poi è risorto. Però, vedete, gli apostoli sono rimasti nel cenacolo. Certamente arrivavano a loro anche le notizie del mondo che era contro. Arrivavano a loro, ecco, conoscevano sicuramente i pericoli a cui si sarebbero trovati davanti. Ecco, gli apostoli si trovavano in una situazione simile alla nostra. Perché oggi annunciare il Vangelo tante volte significa dover morire, significa essere perseguitati, a volte dover pagare multe terribili, perdere tutto, eccetera, eccetera. Allora, per gli apostoli le cose erano un po' uguali alle nostre di oggi. Però che cosa è successo? Loro hanno pregato con Maria. Dopo aver incontrato Gesù, si sono lasciati guidare dallo Spirito Santo. Lo Spirito Santo è sceso su di loro come fuoco e ha spezzato tutte queste catene umane, queste catene diaboliche. E li ha resi, appunto, lo Spirito Santo li ha resi testimoni forti, annunciatori, li ha resi altri Cristo, li ha divinizzati, cari fratelli. Questo per me è il messaggio fondamentale che ci viene dalla liturgia in questo nostro tempo e poi anche dalle letture di oggi. Il Vangelo di oggi ci parla di Cristo, no? Ci parla di una persona che scacciava i demoni, ci parla di Cristo. Ecco, cari fratelli, il demonio lavora, il demonio lavora con potenza. Noi siamo chiamati oggi ad essere uomini che scacciano in certo modo Satana con la forza di Cristo da noi, dal mondo. Dobbiamo essere pieni di questo fuoco di Dio, dobbiamo aprire il cuore allo Spirito Santo, cari fratelli. Allora la messa, che cos'è, cari fratelli? È proprio questa potente azione della Trinità sul mondo e su noi. Non soltanto sul pane e sul vino, ma sul mondo e su noi. La Trinità opera e con la Santa Messa, attraverso la Santa Messa, perché? Proprio per riempirci di fuoco, di sapienza divini, perché attraverso di noi questo fuoco e questa sapienza divini si diffondano nel mondo. Il mondo ha bisogno di questo fuoco e di questa sapienza divini, cari fratelli, rendiamocene conto di questo. La messa, ricordiamocelo sempre bene, la messa è un po' come il cosiddetto sacrificio di Elia, no? Che voi potete leggere nella Sacra Scrittura nell'Antico Testamento, mi pare che alla fine del primo libro dei Re o all'inizio del secondo libro dei Re. Lo trovate comunque nel ciclo di Elia, nel cosiddetto ciclo biblico di testi che trattano di Elia. Fuoco che scende dal cielo, cari fratelli, questo fuoco appunto vuole scendere su di noi, ma è il fuoco dello Spirito Santo oggi che vuole scendere con potenza su di noi, vuole renderci coraggiosi perché siamo coraggiosi testimoni di Cristo, perché siamo, ecco, testimoni, siamo strumenti della Santissima Trinità, perché attraverso di noi la Trinità possa, appunto, possa compiere meraviglie, perché attraverso di noi la Trinità possa diffondere questa
luce di verità, possa diffondere questo fuoco di carità. Quindi rendiamoci conto di questo. La Trinità vuole entrare con potenza in noi, vuole scendere come fuoco su di noi, vuole liberarci da tutte le catene. Rendiamoci conto di questo. Dobbiamo renderci conto di questa grande verità. Al centro della liturgia la Trinità, ma la Trinità ci ama, la Trinità attraverso questa liturgia vuole entrare nella nostra vita in pienezza, ci vuole rendere coraggiosi, ci vuole rendere pieni di Spirito Santo, ci vuole rendere pieni di fuoco spirituale. La Trinità vuole servirsi di noi per fare meraviglie, per la conversione del mondo intero, cari fratelli. E ogni messa appunto è come questa, come la Pentecoste, scende questo fuoco dal cielo. Perché? Proprio perché noi possiamo essere come gli apostoli, trasformati, divinizzati, pieni di questa forza divina, possiamo diffonderci anche noi nel mondo, diffondere nel mondo la luce di Dio, cari fratelli, la verità di Dio, la fede, cari fratelli, questo è, ricordiamocelo bene, la messa è questo, la messa di oggi deve essere per noi questo. Per questo vi invito a prepararla bene questa messa, perché veramente sia questa potenza divina che scende in noi, che brucia, che spezza ogni catena e che ci fa essere in questo mondo appunto altri Cristo, ci fa essere in questo mondo pieni della vita trinitaria, perché Dio possa parlare anche attraverso di noi oggi, perché possa continuare quella missione degli apostoli attraverso di noi, Questo è la messa, cari fratelli, la potenza di Dio, questo fuoco di Dio che vuole entrare in noi, questo fuoco di Dio che vuole sciogliere ogni catena della nostra, che appunto vuole sciogliere ogni catena nella nostra vita, vuole spezzare ogni catena che cerca di bloccarci. E invece la Trinità vuole donarci la vera libertà, ci vuole donare la carità nella libertà. Nella vera libertà ci vuole rendere veramente fuoco che si diffonde nel mondo, fuoco divino, cari fratelli. La Trinità si vuole servire di noi, ricordiamocelo, come si è servita per degli apostoli la Trinità per compiere meraviglie, per compiere segni, miracoli e prodigi. La Trinità si vuole servire di noi per questo, cari fratelli, e apriamoci alla Trinità, apriamoci alla luce della Trinità, cari fratelli. Apriamoci perché la Trinità veramente ci prenda, ci possieda completamente. Il mondo di oggi ha bisogno di questo, cari fratelli, ha bisogno di questi grandi apostoli, ha bisogno di uomini pieni di Spirito Santo, pieni del coraggio che viene da Dio, pieni della sapienza della croce, come gli apostoli. Guardate, è meravigliosa la Pentecoste vista appunto sotto questa, vista in questa luce, no? Gli apostoli pieni di Dio, pieni del fuoco di Dio, Dio che si manifesta attraverso di loro. Perché gli apostoli hanno realizzato un apostolato così potente? Perché gli apostoli, appunto, perché appunto attraverso gli apostoli tanta gente si è convertita? Ma perché era Dio che operava attraverso gli apostoli, lo Spirito Santo agiva attraverso di loro con potenza grande. E allora, cari fratelli, lo Spirito Santo vuole fare questo anche in noi, ricordiamocelo bene. Noi tante volte pensiamo, ma quelli erano altri tempi, ma quello, no, sono questi tempi quelli nei quali lo Spirito Santo vuole compiere meraviglie. Lo Spirito Santo vuole continuare l'opera iniziata con gli apostoli anche nei nostri tempi. E i santi di tutti i tempi lo hanno capito bene questo. Si sono aperti allo Spirito Santo e hanno continuato l'opera degli apostoli, soprattutto i grandi santi. Si sono aperti all'opera dello Spirito Santo, hanno accolto questa potenza divina, questo fuoco divino dentro di loro
e sono andati, si sono lasciati guidare dallo Spirito e lo Spirito ha fatto meraviglie nella loro vita. Cari fratelli, ve lo dico proprio veramente da parte di Dio, apriamoci allo Spirito Santo, impegniamoci a vivere le messe che sono proprio, ripeto, proprio la Pentecoste nella maniera più piena, perché scende lo Spirito Santo nella messa in una maniera più piena. Allora impegniamoci a vivere la messa, le messe che viviamo, impegniamoci a viverle sempre meglio, anche per il vero bene della Chiesa, cari fratelli, perché la Chiesa, tutti i sacerdoti, il Papa, i vescovi, tornino veramente ad essere questo fuoco divino che erano gli apostoli, nella maniera più piena, perché la verità di Cristo sia ribadita con chiarezza dal Papa, dai vescovi, perché appunto la verità di Cristo si manifesti attraverso la Chiesa nella maniera più piena, e questa verità è fuoco, insieme fuoco, attenzione, la verità non è mai fredda, la verità è fuoco. La verità è fuoco perché Gesù è fuoco, pieno di fuoco, perché lo Spirito Santo è fuoco, che è lo Spirito della verità. E allora, cari fratelli, noi dobbiamo tornare a vivere la messa nella maniera migliore. Perché? Per il bene della Chiesa, per il bene del mondo. Dobbiamo aprirci sempre meglio, perché le Eucaristie che viviamo, che celebriamo, siano fuoco che scende dal cielo, che ci trasforma, cari fratelli. La Chiesa ha bisogno oggi più che mai di uomini trasformati dallo Spirito di Dio, dallo Spirito Santo. Cari fratelli, di questo c'è bisogno oggi. C'è bisogno di uomini pieni di Spirito Santo, uomini attraverso i quali si manifesti con potenza, vorrei dire proprio con grande potenza lo Spirito Santo. Guardate gli apostoli Pietro e Paolo, dopo la Pentecoste, vanno al tempio, dopo qualche giorno, probabilmente, vanno al tempio, si compie un grande miracolo. La potenza di Dio che opera in loro, cari fratelli, opera la potenza di Dio in te, fratello mio, opera in te la potenza di Dio, opera in me la potenza di Dio, caro fratello. Non lo domando anche a me, lo domando a te. Opera in noi la potenza di Dio. Questo Spirito Santo compie segni, miracoli e prodigi attraverso di te, attraverso di me. Siamo testimoni credibili per questo mondo di Cristo, caro fratello. Se no, dobbiamo impegnarci a convertirci, dobbiamo impegnarci in maniera particolare, questo lo voglio sottolineare, a vivere l'Eucaristia nella maniera migliore, perché, come dicevo tempo fa, l'Eucaristia è come un fiume di fuoco che scende dal cielo per trasformarci, perché questo fuoco divino entri in noi, perché lo Spirito Santo parli attraverso di noi, perché lo Spirito Santo operi attraverso di noi e la gente si renda conto che attraverso di noi opera veramente Dio. Opera veramente Dio. Allora vi invito proprio a tre cose: preparare bene la Santa Messa, le messe che da oggi in poi vivremo. Vi invito e mi invito a prepararle sempre meglio le dobbiamo preparare queste messe, perché veramente ci trasformino, cari fratelli, ci deve trasformare la messa, deve essere fuoco che entra in noi. Quando voi, non so se vi è capitato, quando vi siete bruciati o vedete qualcuno che è bruciato, si è bruciato, arriva il fuoco si sente, cari fratelli, il fuoco si sente, no? Allora anche noi dobbiamo prepararci alla messa perché questo fuoco di Dio si senta nella nostra vita e attraverso di noi gli altri lo sentano, questo fuoco divino, cari fratelli, questo fuoco divino lo sentano. Cari fratelli, perché la gente si renda conto che veramente è lo Spirito di Dio, non siamo più noi, ma è lo Spirito di Dio che ci guida. Questo è importantissimo, cari fratelli, in questi tempi.
la parola di Dio, appunto, deve essere in noi, ma una parola di Dio che è fuoco, come dice appunto Signore nel libro di Isaia. La mia parola non è forse fuoco, è martello che rompe la roccia. Cari fratelli, questa deve essere la nostra parola. Allora, ripeto, prepariamo bene la Santa Messa, perché, ripeto, la Santa Messa è proprio questo fuoco divino che scende dal cielo, è Dio che entra in noi, super fuoco divino, entra in noi per trasformarci, per fare meraviglie nella nostra vita, per manifestarsi attraverso di noi. Allora prepariamo bene la messa con la confessione quando c'è necessità, con la preghiera comunque, una preghiera intensa, 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 intensa. Questo, cari fratelli, pregare, pregare, prepararsi bene alla messa in profonda preghiera. Meglio prepariamo la messa, più andiamo alla messa pieni di fervore, più la messa ha efficacia nella nostra vita. Perché? Perché la messa è come quando noi andiamo sotto una cascata con un bicchierino oppure andiamo con un gran contenitore d'acqua. Se vai sotto una cascata con un bicchierino, porti a casa un bicchierino d'acqua. Ma se vai con un grande recipiente, porti un recipiente pieno di acqua a casa. La stessa cosa, la messa, più vai preparato, aperto, veramente infiammato di amore di Dio, più lo Spirito Santo può entrare con potenza nella tua vita. Ma pensate, Santa Caterina da Siena, durante ogni messa praticamente andava in estasi, soprattutto alla fine della vita. Leggete la vita di Santa Veronica Giuliani, vedete quante volte dopo la messa è andata in estasi o durante la messa è andata in estasi, cari fratelli. Vedete anche tanti altri santi come andavano in estasi durante la messa. Cari fratelli, la messa è appunto il fuoco di Dio che scende dal cielo, è Dio che viene con potenza, vuole entrare in noi, vuole prendere possesso di noi, vuole infuocarci. Guardate che meraviglia, cari fratelli, Allora preparate bene la messa e poi vivetela meglio che mai, pregando intensamente nella messa. E se tu sei sacerdote, tu che mi stai ascoltando, sei sacerdote, ti invito, ecco, a celebrarla con grande fede, con grande intensità, con grande fervore, anzi con sempre più grande intensità, fervore, preghiera, fiducia. Perché, caro fratello, cara sorella, nella messa la Trinità opera attraverso di me, attraverso di te, attraverso appunto il sacerdote Cristo e tutta la Trinità operano, cari fratelli, perché? Per la santificazione del mondo intero, per la conversione del mondo a Cristo. A che serve la messa, cari fratelli? La messa è per la santificazione del mondo, per la salvezza del mondo. Gesù che cosa vuole? Vuole che tutti credano in lui, vuole che tutti lo seguano sulla via della croce, della santità, sulla l'unica via che conduce al cielo. Questa è la messa, cari fratelli, e lo dobbiamo dire a tutti. La messa è per la conversione di tutti gli uomini, ebrei, islamici, induisti, atei, tutti gli uomini, la loro conversione a Cristo, perché diventino Cristo, perché si aprano allo Spirito Santo e a tutta la Trinità e siano infuocati dallo Spirito di Dio. Questa è la messa, cari fratelli, è per la conversione del mondo, perché il mondo diventi una cosa sola in Cristo, cari fratelli, La messa vuole trasformare il mondo in Cristo, vuole trasformare noi in Cristo e Cristo è pieno di fuoco divino. Rendiamocene conto di questo. Cristo non era freddo, era pieno del fuoco di Dio, come la Madonna, pieni del fuoco di Dio, pieni di Spirito di Dio, che è fuoco, fuoco santissimo, cari fratelli, E poi, dopo la messa, impariamo a ringraziare lungamente, perché Dio dilaghi in noi, perché questo fuoco divino dilaghi nella nostra vita e attraverso di noi dilaghi nel mondo, cari fratelli. Vi invito proprio a questo, perché la vostra, appunto, veramente la vostra vita sia trasformata. Guardate che noi siamo come gli apostoli, Però questi apostoli a un certo momento si sono riuniti veramente con Maria, hanno pregato, si sono lasciati guidare dallo Spirito Santo e lo Spirito Santo è entrato con potenza in loro, una potenza in certo modo devastante per Satana.
li ha liberati completamente, li ha infuocati e sono usciti dal cenacolo con la potenza che noi conosciamo, cari fratelli. Questo si deve verificare anche in noi, rendiamocene conto, eh? Si deve verificare, lo Spirito Santo lo vuole realizzare anche in noi, però tante volte noi non facciamo quello che lo Spirito Santo vuole, non ci lasciamo appunto unire nella preghiera, non preghiamo come dovremmo. Gli apostoli sono stati 10 giorni in continua preghiera, pregando, 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 vivendo la carità, lasciandosi guidare dallo Spirito. Alla fine è entrato lo Spirito Santo con potenza in loro e si è manifestato nel mondo, cari fratelli, eh? Importante, importante questo. Allora vi raccomando, celebrare sempre meglio la messa, innanzitutto prepararla sempre meglio, celebrarla sempre meglio, ringraziare dopo di essa sempre meglio, lasciarsi guidare sempre meglio dallo Spirito Santo, nella preghiera, nel raccoglimento, nella santificazione. Coraggio, cari fratelli, perché veramente questa Pentecoste nuova sia veramente una realtà per la nostra vita, e lo Spirito Santo veramente ci possieda in pienezza e compia attraverso di noi meraviglie e ci guidi sulla via della croce. La via della croce la dobbiamo percorrere come Cristo. Cristo era pieno di fuoco quando appunto ha percorso la via della croce. Cari fratelli, anche noi la dobbiamo percorrere così, pieni di questo fuoco divino, pieni della potenza di Dio, pieni del coraggio di Dio, non pieni di pensieri umani, pieni di freddezza, di tiepidezza. Allora coraggio, cari fratelli, eh? Coraggio, coraggio, svegliamoci, apriamoci a questo fuoco divino che ci vuole trasformare, vuole spezzare tutte le catene diaboliche, vuole spezzare tutte le catene mondane e vuole renderci potenti annunciatori di Cristo, potenti annunciatori della Trinità. La Trinità vuole operare attraverso di noi, vuole dilagare attraverso di noi come fuoco per infiammare il mondo intero, cari fratelli. Non pensiamo che sia impossibile, perché il mondo è un nulla di fronte alla Trinità che è infinitamente super Dio, infinitamente super Trinità, infinitamente super onnipotente. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.